Eccoci con Francesco Gibaldi, musicista, costruttore, inventore, cantante armonico, leggenda della vecchia guardia del didgeridoo italiano, è definito da lui stesso scienziato pazzo della musica, pazzo inteso come dionisiaco, come sana follia naturalmente, ok? Allora, Francesco Gibaldi scopre il didgeridoo nell'anno 2000 e da allora si appassiona follemente ai suoni armonici e di tutte le specie, naturalmente, perché poi già mi ricordo ai tempi, iniziò a costruire una quantità di flauti armonici, poiché al tempo, appunto, erano abbastanza irreperibili, giusto? E quindi Sì. penso bene di iniziare a studiare, a capire come prodursi degli strumenti autocostruiti che utilizza tutt'oggi. Ci vuoi raccontare qualcosa di quegli esordi, di quelle scoperte? Sì, appunto per me il didgeridoo è stato un po' un punto di partenza, non è proprio il primissimo strumento che ho sperimentato, ma è il primo che mi ha appassionato veramente. E mi ha dato il là per provarne altri, ecco, affini, soprattutto dal punto di vista tecnico o anche culturale, ecco. Quindi tutti gli strumenti armonici, dallo scacciapensieri ai flauti armonici, e poi appunto i canti armonici gutturali del Centro Asia. Gli archi da bocca, e poi ce ne sono anche altri che ancora devo affrontare: il corno alpino, la tromba barocca. È una grande famiglia di strumenti molto interessanti. E Benissimo. l'aspetto di costruzione, di invenzione, anche mi appassiona, mi ha appassionato alle volte anche più di quello musicale in sé, ecco. Ok, tutte queste tue competenze, dalla etnomusicologia, le nozioni di fisica acustica alla vera e propria pratica sul corpo, le porterai quest'anno alla quinta edizione del Dreamtime Didgeridoo Harmonic Singing Workshop che faremo in Lunigiana insieme il 2 e 3 luglio, sabato e domenica. E questo posto meraviglioso, una grande opportunità di fare una vacanza e seminario all'unisono. Sono già pronto, ho Sei la già camicia pronto? hawaiana. Io quella con i fiorellini, siamo Me già la lì. toglierò fino al 2-3 luglio. Bene, noi siamo già lì con la testa, col cuore. L'altra cosa bella è che noi abbiamo, cioè, ci conosciamo da una vita, ma abbiamo già partecipato tu come insegnante in due edizioni dei seminari armonici 2015 e 2017, in cui hai insegnato non solo canto armonico, ma anche lo scacciapensieri di cui appunto parlavi prima. E nell'occasione del 2017 hai portato uno dei tuoi quattro principali progetti musicali e questo progetto si chiama Le Cose, giusto? Le cose, sì. È un nome non molto fantasioso forse, ma che forse è un po' comico. Appunto, io suono varie cose, da qui il nome Le cose, e cose un po' bizzarre, e oltre a suonarle anche ne parlo. E una parte delle cose che dico sono delle nozioni musicali, culturali. E una parte invece sono un po' di sciocchezze così Sopra una per bicicletta. farsi due risate, ecco. Sì, perché tra le cose che suoni c'è tutto tranne che degli strumenti musicali poi alla fine, perché ci sono tubi, stampelle, biciclette. Francesco suona le biciclette, praticamente io ho scoperto che qualsiasi cosa tu gli dai in mano, suona i porcellini di gomma, suona qualsiasi cosa gli date in mano, lui la suona. Infatti c'è anche un secondo progetto che si chiama Suonazzi, in cui con l'ausilio di una loop station lui mette insieme tutti questi strumenti, giusto? Esatto. E crea una sorta di cabaret sonoro. Quello era un po', le cose erano un po' più così anche parlato, invece Suonazzi è la versione un po' più suonata, sperimentale, Sì. con l'ausilio di una loop station. Porcellini di gomma, tubi, giocattoli e chi più ne ha più ne metta.
Sì, mi diverto molto a usare oggetti come se fossero strumenti musicali, a costruire strumenti mettendo assieme parti di oggetti, così creando dei strumenti Frankenstein, così ecco. Che fanno il loro dovere musicale. Mi ricorda un po' così l'attitudine, come dire, un po' situazionista, avanguardista di John Cage, no? Che usava... La corrente musicale ha una forte influenza su di me, anche se poi nella musica che faccio questa non è, ecco, proprio di quel tipo, però ho seguito da allievo molti workshop sul tema musica concreta, musica contemporanea. Io sono di Venezia, qui la città ospita la Biennale Musica e si tratta di quel genere di cose lì. Ci sono molte realtà nel settore, quindi musica contemporanea, free jazz, ecco, sono tutte cose che mi interessano molto e che hanno contribuito molto alla mia formazione. Ok, prima di arrivare a questo, quindi il free jazz, che è un progetto che molti in Italia conoscono, c'è ancora un altro progetto musicale che però è fatto in band, che è Bidonville Bazaar, dove suoni con un percussionista, ma tutto con materiale rigorosamente autocostruito, giusto? Sì, qui dal nome Bidonville Bazaar, perché sembra come un grande mercatone di immondizia, perché una parte delle cose che usiamo sono anche provate, o comunque la regola tra di noi è rigorosamente strumenti musicali autocostruiti in questo progetto. Il mio compare è un batterista pazzo, sempre in senso buono, che ha appunto la sega circolare come piatto, i bidoni, eccetera, eccetera. E io ho vari strumenti a fiato autocostruiti, non solo a fiato, polli in cui soffio, maiali azionati da pompe per canotti, seghe, pezzi di bici, anche un didgeridoo che ha un ruolo abbastanza importante in questo progetto. E così ci spariamo addosso, ci frustiamo, scoppiamo palloni con la spada, ecco. Quindi ha comunque una vena cabarettistica e ci ispiriamo come genere alla techno. Quindi suoniamo una techno acustica e appunto che è anche un po' divertente da vedere. Ok, ed è uno spettacolo... La motosega. La motosega, sì. Uno spettacolo prevalentemente di arte di strada, giusto? Nasce esatto come arte di strada, poi l'abbiamo portato anche in dei posti, ecco... dei locali, dei festival, però nasce come progetto di arte di strada. Invece come vera e propria band su palco, in Italia erano e sono ancora conosciuti un po' da tutti, ci sono i famosi noti Waterproof, cioè una band di drum and bass, jungle, elettronica, che ha suonato su palco fondamentalmente, uno spettacolo da palco, dance, che mi ricorda molto il nostro progetto, che addirittura lo precede, quello dei Techno Vortex Club, sì. Da Bologna, in cui appunto noi ci ispiravamo più alla techno, mentre voi eravate più orientati verso la drum and bass e jungle. E mi dicevi che questo progetto si ispira, tu suoni il didgeridoo con l'altro noto suonatore italiano di didgeridoo, Achille Zoni, che ultimamente si è dedicato più al charango e ad altri strumenti. Vi ispiravate alla Conduction Music di Butch Morris, giusto? Che io non conosco. Beh, sì, come metodo per guidare le improvvisazioni ci siamo ispirati alla direzione, appunto alla conduction fatta con segni delle mani di Butch Morris. Poi ci siamo inventati anche i nostri sistemi, usiamo, non so, i timer, dei colori, e poi semplicemente molto aver suonato assieme, per cui intendersi così. Però è tutto effettivamente, tutto rigorosamente improvvisato, e, ispirandosi comunque a dei generi musicali, appunto da ballare, soprattutto la drum and bass jungle, però anche, sì, un po' di techno, di dubstep,
Quindi l'idea è comunque di cercare di fare qualcosa di ballabile, insomma, con delle ritmiche abbastanza regolari, però che diciamo strizza un po' l'occhio anche alla musica contemporanea di matrice più colta, diciamo così, tra virgolette. Quindi tu e Achille al didgeridoo modificato, poi al contrabbasso elettrico c'era? Pier Pontarollo, sì, contrabbasso elettrico, anche questo bypassato da effetti, e poi Luca Ramona la batteria non effettata, però lui si è studiato i ritmi delle batterie elettroniche, delle drum machine, ed è riuscito a riprodurle, quindi appunto dall'uomo alla macchina e dalla macchina all'uomo, a riprodurle però poi arricchendole comunque di un tocco più umano, insomma, quindi... Ok. Lui è un po' lo scheletro e noi altri tre i suoni, il colore. Ok, attualmente questo progetto è in stand-by, lo ricordiamo. È un po' in stand-by, sì, perché per motivi, diciamo, legati allo stile di vita, abbiamo iniziato che abitavamo tutti e tre nella stessa città e poi ognuno ha preso delle strade diverse, però comunque ci riproponiamo di suonare quando ci sono le occasioni. Bene, allora, una cosa interessante è che comunque il filo conduttore di tutto il tuo interesse sono i suoni armonici. Siccome io sono un praticante di yoga e meditazione e riporto nei miei seminari, nei miei insegnamenti didattici, sulla didattica musicale, non solo quelli specifici della didattica musicale, ma anche quelli che io ho appreso da altre discipline come appunto yoga, meditazione, arti marziali, mi viene da dire che quello dei suoni armonici sia una bella metafora della vita, perché c'è questa fondamentale che rimane fissa, stabile, sulla quale si muovono appunto le onde, le varie espressioni della vita, no? Quindi c'è come una base fissa e ciò che gli si muove intorno, e questa è anche alla base di molte culture musicali, tra le quali quelle della musica indiana classica, tradizionale, in cui la nota di fondo viene chiamata Sruti, e sulla quale poi si armonizzano vari strumenti, no? C'è la tampura che fa la nota di fondo, appunto la sruti, c'è il flauto bansuri sopra che fa tutte le armonie, c'è il sitar e via dicendo. È interessante perché in India, faccio questa parentesi che mi sembra molto molto interessante, questo approccio musicale rispecchia esattamente poi la visione cosmogonica, spirituale dell'induismo, no? Quindi una coscienza di fondo e la vita che nelle sue varie espressioni si manifesta in tanti modi diversi. È vero, e tra l'altro sì, anche dal punto di vista fisico è molto interessante vedere come i suoni armonici siano insiti in tutti i suoni. Un po' come dire, siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti una struttura simile, no? 10 dita, 2 braccia, le cellule, siamo più o meno tutti uguali. E tutti i suoni al loro interno racchiudono questi armonici. E la pratica della musica in questa specializzata, in questa focalizzata in questa direzione, ti permette poi anche di riconoscerli meglio nei suoni ambientali, perché sono veramente insiti. Bene, tu ci porterai tutta la tua esperienza durante queste ore intense di seminario al Dreamtime. Volevo ricordare anche la tua partecipazione in uno degli album di Aborigine, in cui hai questo nello specifico, c'è una pubblicità non occulta ma alla luce del sole, Solid Sound of Silence, e in cui in 2 canzoni, una Mantralism parte 2 e l'altra è Der Zeitgeber, hai portato appunto 2 esempi di canto come di tuba che insegnerai, tra le altre cose, al Dreamtime.
Allora, io non so pronunciare bene le parole in corretto, che cos'è, siberiano, non so. Tubano. Tubano. È proprio una pronuncia... Allora, il primo è Kargra, giusto? Kargra, sì. Kargra. E l'altro è? Sugut, fantastico. Allora, adesso ci ascoltiamo 10 secondi di Kargra e 10 secondi di Sugut dal video che hai postato recentemente proprio per promuovere quello che insegnerai al seminario. Bene, ok, dopo questo intervento avete un po' più chiaro cosa Francesco porterà, ma non solo questo, perché ci sarà una grande interazione tra l'insegnamento del didgeridoo e gli armonici, il lavoro sugli armonici, sulla melodia, sul ritmo, sugli intervalli, che è qualcosa che mi interessa da molti anni. Io lo chiamo il didgeridoo musicale, il didgeridoo cantato musicale, e il canto. E, che altro aggiungere? Noi ci stiamo scaldando, giusto? Stiamo scaldando il motore vocale, stiamo scaldando i cuori, perché questa edizione sarà particolare. La sera del 2 faremo anche un concerto, io e Francesco, ognuno porterà una parte del proprio repertorio, quindi per tutti coloro che parteciperanno. Poi ricordo un'ultima cosa, che chi partecipa al Dreamtime avrà uno sconto sul biglietto d'ingresso alla 20ª edizione del DigiNotes Festival, che cadrà tanto attesa, 20ª edizione, cadrà la settimana successiva, quindi l'8 e il 9, al quale io molto volentieri parteciperò. Non so se verrà anche Francesco, ma comunque poi io purtroppo non potrò essere presente. Va bene, ci sarai col cuore veramente. E quindi io rilancio questo appuntamento al Dreamtime, seminario, ma anche una mega vacanza in un posto incredibile. Francesco poi nel pomeriggio andrà a suonare, a cantare sotto le cascate, nei boschi, nei fiumi, io altrettanto, e quindi vi aspettiamo 2 e 3 luglio per la quinta edizione del Dreamtime Didgeridoo e Harmonic Singing. Guarda, io sono già vestito, così non mi cambierò fino al 2-3 luglio. Perfetto. Sono già... Io pure, ho varie camicie con i fiori e siamo in tema quasi semi-hawaiano, anche se il seminario si tiene in Lunigiana, in Toscana. Bene, Francesco, non vedo l'ora di vederti. E anche io, grazie. Grazie a te, e a prestissimo.